Io personalmente, siccome credo molto nei giovani, li sfido a mettere in gioco la propria intelligenza con qualcosa di complesso e quindi venire a teatro per lasciarsi attraversare da qualcosa che, come in questo caso, dà adito a molti pensieri. Cioè uno viene a vedere questo spettacolo e può pensare: ah, però che... com'è difficile questo mestiere? Uno, quante cose ci sono intorno a un lavoro di questo tipo? Ah, un argomento, magari mi vado a informare sul popolo curdo, di cui non si sa quasi nulla, e cominciamo a smetterla di pensare che la gente che viene qua sia solamente gente che viene a rubarci in casa, cominciamo a riflettere su tante cose, insomma. Quindi no, hashtag no, hashtag complessità. Viva la complessità. Va bene, Posso fare solo una Certo. domanda? Gli hashtag e i social, via. No, no, No. ci sta, però Usati con ti cognizione? sembra utile per comunicare il teatro? Assolutamente sì. Ok. Appunto, nel momento in cui non si semplificano le cose o non si va dietro alla moda. La moda è la cosa che è meno di moda in assoluto, in generale. Quindi anche il teatro è un mestiere molto specifico. Tutto quello che è... non è spettacolo il teatro, è una forma di spettacolo. Quindi certo, ben venga, ma quello lo sapete voi come fare. Noi lo facciamo il teatro e voi è bene che troviate dei modi per far venire i vostri coetanei, per far appassionare i vostri coetanei, però non credo sia molto social il teatro, perché è un evento che avviene dal vivo. Se può aiutare la comunicazione, se può aiutare la divulgazione del teatro, ben venga, però certo non è una roba che si può riassumere, è un evento che ha un inizio e una fine, è uno svolgimento e si spera che gli spettatori si portino a casa qualcosa. Finisco. Sarebbe pericoloso secondo te rendere il teatro di moda? Ma dipende a che livello si fa. Dipende a che livello. Se si livella verso il basso è pericoloso. Cioè, se il teatro diventa il palcoscenico dei divi da fiction che non hanno mai calcato il palcoscenico, è un disastro, perché un attore di fiction che viene sul palcoscenico spesso è inudibile, non ha la tecnica base, e quando ci capita noi, che ormai comunque io sono 20 anni che lo faccio, quando capita di recitare con certi attori dici non li senti neanche. Quindi se invece si livella verso l'alto, che anche gli attori che arrivano, che sono dei nomi eccetera, cercano di capire che il teatro è un po' come era una volta, cioè qualcosa di difficile da raggiungere, perché è un insieme di mestieri da conoscere, è un insieme di competenze da acquisire da tutti i punti di vista. Tutti i mestieri del teatro sono belli e però difficili, non li possono fare tutti. Invece c'è un pochino la tendenza social, X Factor, Amici, che sembra che lo spettacolo sia una cosa che è alla portata di tutti. È alla portata di tutti, ma se ti fai un mazzo Vabbè, Trasmetteremo questo messaggio. esatto, trasmetteremo questo messaggio e in nostra umilissima difesa noi vogliamo rendere il venire a teatro proprio un'esperienza che si possa fare sempre. Sempre, ma E quello questo, sì. cioè, la nostra meta è questa. Ma lo Abbiamo dei spettacolo, mezzi da ma noi che lo utilizzare, ma facciamo, non è che cerchiamo di fare un qualcosa di nicchia. no, Noi no, quando lo facciamo cerchiamo di arrivare nel cuore delle persone, nei sentimenti sì. di tutti. Questo No, no, ma lo è dicevo, in importante. nostra umile No, difesa. per noi il social è un mezzo, non è il Sì, fine. no, Noi lo infatti, usiamo come magari. mezzo per trasportare gente qua, non è il fine, cioè non è spostare il teatro sul social, è spostare la gente in teatro Dal usando il social social. Dal social al al teatro, teatro. io lo sposo. Ti Dal piace? social al teatro, Bene. hashtag dal social al teatro. Andata, ce l'abbiamo. Abbiamo Abbiamo due trovato. Abbiamo hashtag. trovato. Bene, direi che è tutto. Grazie, Grazie, grazie. grazie. Essendo un monologo molto lungo, oltretutto, volevamo sapere il rapporto tra regista e attore, in questo caso qui, quanto ha fatto, quanto dovrebbe fare. Ha fatto tantissimo e positivamente.
Nel senso che Simone mi ha detto fino all'inizio è una cosa 50 e 50, perché questo deve essere tuo, quando tu lo fai lo devi sentire tuo, perché poi sei da sola e quindi quanto più la materia la senti intima e quanto più con intimità e verità arriverà al pubblico. E devo dire che con veramente armonia e anche divertimento, benché la materia poi sia evidentemente drammatica, però abbiamo trovato un modo gioioso di farlo, per cui è veramente, lui mi proponeva delle cose, io le provavo, se non mi tornavano, lui mi diceva aspetta, insisti, e poi a volte aveva ragione lui e quindi le abbiamo tenute, altre volte invece decadevano perché effettivamente non ci tornavano, e allo stesso modo magari io ho proposto delle cose.